sudata, di brutto però alla fine. Bagnata, sudata, bella, emozionante. E ma è quella che ci voleva forse per scacciare un po' questo periodo, no? No, sfortunato, ecco, non no, di gioco, ecco. Partita maschia, il campo diceva quello, l'avevamo detto prima della partita, se si poteva giocare bene, altrimenti diventava una partita di seconde palle, di lotta e di crederci. L'abbiamo fatto, abbiamo provato a giocare un po' dall'inizio, poi piano piano era impraticabile il campo, quindi abbiamo tentato di scavalcare e l'abbiamo fatto bene. Siamo stati premiati, peccato perché poi con l'inferiorità numerica da parte loro il campo li ha agevolati chiaramente perché si poteva giocare meno e quindi l'inferiorità si è notata un po' meno, ecco. Pippo non è un problema, anzi è un giocatore che fa la differenza in questa categoria, se poi fa gol e tanti come lo scorso anno meglio, però è un giocatore importante, dai. È inutile parlarne, soprattutto quando non fa gol. Sì, Caio ha fatto un altro bel gol, un altro gol importante, pesante, ma non abbiamo fatto tutti bene, anche chi è entrato, dispiace per l'espulsione che secondo me non c'era. Di Luca, però chiunque ha giocato oggi è entrato, fatto secondo me, ha dato tanto, è stata anche una vittoria poi alla fine di cuore, di voglia di vincere, ecco, quindi. Andiamo in casa domenica prossima. Sì, ho detto, credevo di vincere perché ho detto così ce la godiamo poco, nel senso non abbiamo neanche una settimana per stare tranquilli perché subito da domani mattina c'è la testa alla partita di mercoledì di Trento, quindi immaginavo, ho detto noi quando vinciamo vinciamo e poi dopo non ce la godiamo tanto, però va bene, l'importante era vincerla e vincerla così è ancora più bello probabilmente. Ho detto pure il fatto che noi abbiamo messo Zibert davanti alla difesa proprio per dare ancora più qualità da dietro, al centrocampo, e però invece diciamo è servito a poco, fra virgolette, per come si è messa la partita, ma lui è stato bravo anche in fase di interdizione, poi negli ultimi minuti l'ho rimesso più alto e vabbè, ha fatto bene, abbiamo fatto tutti bene, quindi sì, sicuramente non ci ha aiutato, ma sia per l'espulsione sia anche un po' per il modo nostro di giocare. Il Piacenza è una squadra che tende molto a scavalcare, a giocare in profondità, si è trovata diciamo anche col campo, anche in 10, alla fine gli è andata bene. Poi subito tutti gli ammoniti, cioè Davide, poi ha tolto subito Pietro che si è fatto ammonire, ho evitato, purtroppo si è fatto cacciare rosso diretto Luca, quindi questa scelta poi dopo non ha portato al momento quel vantaggio lì. Poi dopo era da premiare comunque l'applicazione che c'era. La vittoria più bella per assurdo nella partita una giocata meno, cioè nostra, no? Ma per il campo, non tanto per, quindi ieri dicevo una vittoria magari anche sporca. Non dico meritata perché è meritata, ho detto anche non meritata, invece oggi comunque secondo me era meritata. Però una partita, una vittoria sporca, anche giocando meno, bene, ma non per scelta, ma per dovuta un po' al terreno di gioco. Ma ormai no, perché comunque la partita, no, obiettivamente non penso che nessun arbitro, il primo tempo si è giocato abbastanza. È sul finale che la palla si fermava un po' di più, però i rimbalzi c'erano, era qualche pozza dove la palla non scorreva più, però le squadre si sono adeguate tutte e due, non mi sembrava, obiettivamente era quasi impossibile, indipendentemente da come fosse finita, non mi Mister, sarei lamentato.